1963, è l'epoca della Beat Generation. La Beat nasce dalla letteratura, in questo caso, Kerouac, On the Road. Quindi si va dal 47, poi la nascita ufficiale del 52, durante il periodo rock and roll, e arriva a significare ribellione. Beat letteralmente significa battere, battito, quindi viene identificato con il ritmo. All'inizio è fondamentalmente quello della musica jazz, il bebop. Gli autori beat riprendono e amplificano i temi della contestazione giovanile della loro epoca, partendo dalla guerra nel Vietnam, quindi qui siamo già verso la fine degli anni 60. Si estendono all'intero sistema americano, mettono in discussione la segregazione razziale, tant'è che, come dicevamo riguardo al rock and roll, il rock and roll è stata la spinta fondamentale per mettere fine alla diversità sul colore della pelle. Anche perché, ricordiamolo, siamo subito dopo il dopoguerra, quindi era stata sconfitta in Europa il nazismo. Era, da un certo punto di vista, assurdo che gli americani, che avevano vinto la guerra, ponessero comunque avessero un atteggiamento molto simile a quello del nazismo su questo tema. E la condizione della donna inizia a non essere più solamente subordinata all'uomo, quindi iniziano a cedere le discriminazioni in base all'orientamento sessuale. È l'epoca dei viaggi mentali, della sperimentazione delle droghe, come l'LSD. Questa corrente assume poi una sua importanza vitale dal punto di vista musicale con gruppi come Beatles, Dave Clark 5, Jerry and the Pacemakers, Herman's Hermits, Hollies, Searchers, Zombies. Nel frattempo, tra i rockers si stavano nascendo i Rolling Stones. Bisogna dire che i Beatles all'inizio della loro carriera erano un gruppo fondamentalmente rock and roll. Poi dopo, tramite alcune abili strategie di mercato dovute al loro manager, sono riusciti a creare un loro stile, un loro modo di concepire la musica, ma fondamentalmente nascono dallo stesso background. Mentre, e qui si ha la prima divergenza, sia i Rolling Stone, che continuano il discorso rock and roll, quindi il discorso del blues, la cosiddetta musica del diavolo, e quella dei Beatles, che ammorbidiscono il loro look, ammorbidiscono i loro testi, ma in realtà erano un gruppo di gente non tanto facile. Basta pensare che John Lennon una volta ad un concerto lo hanno insultato, lui è sceso e è andato a menare le mani con quello che lo aveva insultato. Quindi, nonostante fosse l'epoca della pace e dell'amore, noi esseri umani siamo tendenzialmente abbastanza violenti. Le riviste iniziano ad acquisire un ruolo fondamentale perché nascono un sacco di riviste. Sì.
avanti con gruppi come gli Yardbirds. Praticamente la rivoluzione a questo punto è che quello che prima era nato come una costola del rock, e si è sviluppata parallelamente, adesso inizia ad avere connotati propri. Iniziano ad essere registrati un sacco di dischi, c'è il successo mondiale dei Beatles, e appunto la vita artistica anche di un gruppo come i Beatles sono proprio tra il 66 e il 67, quindi pochi anni dopo l'esplosione del fenomeno. Alla fine si arriva alla famosa Woodstock del 69, mentre gli hippie celebravano l'estate dell'amore. In quel periodo stava succedendo qualcosa che avrebbe ucciso per sempre, comunque diciamo avrebbe smorzato l'effetto rivoluzionario del beat. Dicevamo avrebbe ucciso per sempre quel modo di vedere le cose, a livello sessuale anche. Non c'era più, c'era da parte dei giovani la voglia di non possedere le altre persone, ma di viverci insieme e di lasciare libertà ai propri partner. Niente, in quell'estate basta pensare che mentre praticamente in contemporanea a Woodstock i Rolling Stones stavano tenendo un concerto a Los Angeles, mi pare. Comunque, e durante quel concerto, adesso purtroppo non riesco a trovare, c'è un'esplosione di odio, di violenza. È l'anno in cui Charles Manson, sono gli anni in cui Charles Manson pone fine a questo sogno americano della pace e dell'amore. Martin Luther King, che nel 63, l'anno della nascita del movimento, ha tenuto il discorso I Have a Dream, e è stato ucciso pochi anni dopo. Viene ucciso in quel periodo presidente degli Stati Uniti Kennedy. In quegli anni sono gli anni in cui si sviluppano anche le tragedie del rock psichedelico, Janis Joplin, Jim Morrison e come Doors e Jimi Hendrix, e che attorno agli anni 70 iniziano a lasciarci le penne tutti e tre. E
giusto in tempo per essere visti da una generazione di fan. Tant'è che negli anni 70 nascono contemporaneamente oltre ai gruppi hard rock, come possono essere Led Zeppelin, Purple, nascono i semi per quelle che saranno molte correnti negli anni successivi, David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed. Ma qui stiamo già parlando degli anni 70, perché il beat è già morto. Quindi fondamentalmente il beat è legato agli anni 60, è legato al movimento di protesta, è più vicino a gente come Bob Dylan. È il momento in cui i giovani disillusi dalle guerre come quella del Vietnam si mettono a protestare e richiedono un mondo migliore. E come ho già detto, in parte ci riescono, ma in parte il tramonto di questa epoca finisce proprio nel sangue.